Prima di partire col video volevo ringraziarvi di tutto il supporto e tutti i bei commenti che avete lasciato sotto l'ultimo video. Volevo anche ricordarvi che siamo quasi a 100 iscritti, il nostro primo traguardo, e quindi vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati con i nostri ultimi video. Buona visione! Perché si dice 7 mari? Sono Boh. Ok, Google. più di 7. Perché si dice sette mari? Sette mari sono un simbolico gruppo di distese d'acqua che ricoprono una certa importanza a seconda dei popoli e delle epoche storiche. Nell'antichità il numero 7 veniva spesso adoperato anche per indicare una quantità indefinita. Vedi, una quantità indefinita. Detto questo, salpiamo. Ciurma, schieratevi davanti a me. Bravissimi. Oggi abbiamo qui con noi Future Nick, fedele marinaio. L'avete già visto già molte volte. Grazie, E in più abbiamo una new entry, Leasing Fungus 89. grazie. E poi salutiamo il nostro capitano. Eccomi. La missione di oggi, ragazzi, è rendermi presentabile. Dobbiamo fare tanti soldi per darmi un aspetto più bello. Quindi, direzione, cartomante. Ah, ecco, sì. Lui. Vieni qua, Paolo. Lui è il semplice mozzo, perché No. vabbè, è appena... Sì, sei il mozzo. Ok. E lui è quello Guardo delle me. carte che viaggia, boh, non so chi sei. Come... Cartomante. cartomante, ecco, il Il cartomante. mappaio, non lo so. Vabbè, allora, cartomante, c'hai la rotta? Hai tracciato la rotta? Dove Sì, andiamo? nord-ovest. Perfetto, spiega le vele, mozzo. Direzione nord-ovest. Facciamo quella cosa che abbiamo fatto. Dillo così. Oh dear, the cube. vieni a vedere come siamo giusti. C'ha la testa nel... Aspetta, Mi stupisce la tua posa comunque. Sembri che sei in catalessi. È questa l'isola? Presumo di sì. Ah, tracco da provo, ragazzi. Guardate il vostro capitano che è una palla di cannone. Pum! Una palla vera e Cannone propria. grosso. Sono spiaccicato sugli scogli. Seguite il vostro Anche io. capitano. Perché la barca si muove? Perché non abbiamo tirato le cose? Abbiamo tirato l'ancora, capitano, non ha dato di che. Non ha dato il comando. Ma pensavo che Capitano. una ciurma esperta come voi avrebbe già dovuto Se saperlo. sono un mozzo non posso essere esperto. Ma il cartomante lo è. Ma io guardo le carte, non la nave. Ho una cosa per raccogliere i polli. Una gabbietta dei polli, fa vedere. Non so dove siete voi. Qua, qua, ti vedo io. Cosa corri? Cosa corri? Cattura un pollo. Niente, ci sono i maiali, ma non i polli. Qua c'è un pollo, lo vedo io. C'è un pollo! Arrivo. Ci sono gli Capitano, scheletri! parlo in pollo. Non è quello Forziere. che c'è. Cavolo, questo qua è quello che ti rende ciucco. Questo qua lo prendo io così faccio vedere com'è portare il forziere dei 1000 grog. Oh mio dio. Cecchiello, Dopo vorrei non metto gli questo. scherzi. Verso nord. Salve, salve. Sono in pace. Va bene, ok, l'hai voluto tu. Ciao. Vado a mettere il pollo sulla nave. Batti il tuo pollo! Tesori, non i polli! Bastardo anche in acqua! Nuoti anche storto! Oddio, oddio, squalo, ti proteggo, perché io sono un pavido Grazie, capitano. grazie. Siamo un po' dietro di te. Aia, no, non volevo, 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 non volevo. Aiuto, 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 Possiamo aiuto! Ho vendere. ucciso lo squalo. Aiuto. Caspita, sarei promosso a mozzo più più. Grazie. E quando è che arriva la promozione del nome? Non lo so, perché non so le classi. Andate a cercare la gerarchia della nave. Vado a cercarla. Allora, c'è il capitano dei pirati, il capo della corporazione, del vascello. A lui tutti devono fiducia, lealtà, ma soprattutto rispetto. Stratega dei pirati. Il braccio destro del capitano, la seconda figura più importante all'interno della ciurma. Svolge il ruolo di consigliere del capitano.
solo in caso di mancanza del diritto e unico superiore. Fermi un attimo, tirate giù la nave, tirate l'ancora, c'è roba in mare che sbrilla, a me piacciono le cose che brillano, quindi andiamo a prenderla. È un forziere che va a fuoco anche se è in acqua, quindi wow. Ho raccolto un calice, un qualcosa d'oro con le pietre viola. Eccola, guardatela. Faccio vedere cosa hai portato. Molto bene, molto bene. Vai a metterlo sotto coperta. Non c'è la coperta sul letto. Dio, che ritardato! Ah, ragazzi, c'è una nave davanti a noi. Fatemi valutare la situazione. Io da vice sconsiglio di attaccare al momento. Io invece da capitano dico attacchiamo la nave. Attacchiamo quelli fantasma? Sì. Tutto a bordo! Questi qua sono tosti, eh. Sì? Sì, è una nave di scheletri. Dobbiamo... occhio perché sparano, questi. Abordaggio, abordaggio cattivo. La seguo. Abordaggio cattivo, abordaggio cattivissimo. Un regalo per voi. Mi sono buttato in mare. Il capitano questo qua. Il capitano ha fatto casini, scusate. Sono molto veloci. Tira giù l'ancora, facciamo una pazzia, tira giù l'ancora. Ok, ho capito cosa vuoi fare. Guarda che ci prendono, No. Questo capitano sta per fare una cosa cattiva. Aia. Boh, ho l'ultimo pezzo di legno. Perfetto, sulla nave sono entrato. Ho il tesoro. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. No, affondiamo. No. Sì. No, sì. Tranquillo, ho il forziere. Ah. Sì, ma il mio collo è morto. Ma chi se ne è? Andate a Cruxollo. Ci troviamo tutti a Cruxollo, ragazzi. Mi ha dato un botto di gemme anche. Di dobloncini, cioè, è vero? Ne ho 420. No? Perché? A me no. Per niente proprio. Perché non sei altro. Perché sei un semplice mozzo, ecco perché. Torna a pulire la nave. Qui è sporco, sto sboccando. Allora, i vestiti dov'è che si comprano? Punti domanda. Là. Sì, qua. Guarda, si comprano qua. Allora, mi volete dei capelli lunghi? Oh, c'è la parrucca da lord, tipo, alta società. Mica pizza e fichi, sono un borghese. Mica pizza e fichi, diga. Tinta per capelli. Bianchi magari. Oh, però aspettate, tocco di lusso. La barba direi che serve. Ci prendiamo anche un bel cappello. Perché il cappello fa il pirata. Oh, ci mettiamo questo bel cappello. Poi ci mettiamo questo. L'ultima cosa che mi manca sarebbe un bel uncino. Perché i pirati c'hanno l'uncino. Prendiamo questo qua d'oro, dai. E visto che ci sono, mi metterò anche una benda sull'occhio, no? Così sono un vero pirata, così faccio paura. Guanti del Kraken. Questi non sono per niente male. Continua così. Perfetto, ragazzi, io ci sono. Gente, ho fatto il vostro capitano un nuovo look adesso. Guardatemi. Oh santo Dio! Oh, ma la barba, capitano? Meglio scappare via col cannone. Capitano, Dio! Ebbene, arrivati a questo punto con questo fantastico tramonto in lontananza, io e la mia ciurma vi salutiamo. Ciao! Ciao! Ciao, ciao! E ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!